pochino, noi probabilmente andremo avanti finché, cioè, avremo una pausa pranzo probabilmente verso 1:30. Ma è solo domani? O no, 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 no. Noi andremo avanti fino a gennaio. Fino a gennaio. Quindi tutti i weekend. Tutti i weekend ci saranno le... Perché ovviamente non possiamo pensare di un esposo di primarie con 500 schede. Questa è la realtà. Va bene? Fino a fine gennaio. Noi fine gennaio chiudiamo e faremo lo spoglio, lo faremo pubblicamente, lo spoglio con un responso, dopo convocheremo la sezione di Padova, la sezione di Padova deciderà la linea, perché noi, il sistema è per noi democratico, i militanti daranno indicazione sulla linea da tenere per le prossime amministrative, ecco, quindi nessuna indicazione dall'alto, noi siamo una sezione probabilmente la più grossa della provincia di Padova, sia come numeri che come entità di militanti e sostenitori, e come sempre, succede sempre nel nostro movimento, sarà la sezione quella che deciderà la linea politica che verrà tenuta per la città di Padova. Hai detto prima che ci sono due liste, c'erano due liste, questo vuol dire che comunque, al di là ovviamente di questa iniziativa, avete già deciso di andare comunque da soli il primo turno? Ma diciamo che noi abbiamo tenuto, cioè in tutti in queste settimane, no, in questi mesi, c'è stata una dialettica abbastanza stucchevole però sui giornali, mi candido io, ti candidi tu, io vado da solo, e così. Noi siamo un movimento, insomma, che è logico che sappiamo che non è un momento, non è come due anni fa dove la Lega viaggiava, vi ricordate, prima dei problemi ben noti, quasi al 12% a livello nazionale, anche i sondaggi sulla di Padova erano molto alti, però guarda, sinceramente io quello che sento girando per Padova o nelle piazze è che la gente è talmente stanca che sta cercando chi può tirarli fuori da questa situazione. Noi abbiamo un programma chiaro, che potrebbe essere anche, non so, schematico, questo è una bozza, però noi vi diciamo che noi, chi sarà il nostro candidato sindaco, avrà un programma per punti molto semplice, che va dalla riduzione della tassazione, quindi vuol dire via la addizionale IRPEF, come in tanti comuni c'è, perché ricordo che molti comuni non hanno mai applicato l'addizionale IRPEF, va bene. Questo vorrà dire tagliare delle spese, ma siccome nel bilancio abbiamo già visto che ci sono parecchie spesette che possono essere tagliate, noi pensiamo che una buona parte possa essere recuperato da questo. Poi c'è il tema della sicurezza, non è che nel tema della sicurezza noi siamo secondi a nessuno, perché sento che ci sono problemi anche di altri. Noi abbiamo già dimostrato in altre zone dove governiamo che le cose cambiano radicalmente, perché io vi dico che se dovessimo essere noi, come gruppo, noi sappiamo già che modificheremo le assegnazioni degli alloggi popolari. Per quanto riguarda l'apertura di nuove attività di un certo tipo ci saranno delle limitazioni. Phone center, call center e così, o si adeguano a normative igienico-sanitarie se non stanno chiuse, contributi a varie associazioni di questo tipo non ce ne saranno, per certi tipi di associazioni, per altre magari sì. Moschee, noi sulle moschee approveremo un'ordinanza, un regolamento sulle distanze, sulla normativa igienico-sanitaria, sul fatto che quando ci si raggruppano più di 99 persone dentro una sala bisogna avere tutto a posto, in ordine, bisogna avere anche il parcheggio. Quindi ci sono tutta una serie di cose che può fare un'amministrazione per insomma, determinare anche il ruolo della polizia municipale e dei vigili. Noi siamo perché la polizia municipale abbia tutti gli strumenti possibili perché svolga un ruolo coordinato insieme alle forze dell'ordine. Qua ci sono i carabinieri, c'è la polizia e c'è la polizia municipale. Si fa un'azione coordinata in collaborazione con le forze di polizia in modo che
insomma 24 ore H24 ci siano persone presenti nel territorio, perché il problema è che bisogna avere presidio e persone presenti nel territorio. Volevo chiedere un'altra cosa, avete parlato di due liste, siamo sicuri che saranno due, perché si vocifera di una terza in arrivo, cioè di una lista circa così, qui a Palma, vi risulta una cosa che gira, ma... Cioè, da noi funziona così, c'è il segretario, subito, a meno che non succeda qualcosa. Tocca perché qui c'è un direttivo, c'è una sezione formata da una sessantina di militanti, i sostenitori sono altri 120. Noi le decisioni le prendiamo all'interno qui. Arriva la lista, viene calata, così, per carità, dopo tutto può succedere nella vita, però le decisioni noi le prendiamo qui e noi abbiamo già detto, e d'accordo anche la sezione, perché abbiamo parlato più volte, sì, sì, che ci sono delle persone che comunque per scelta anche, ed è condivisibile, sono d'accordo sul programma, però non si tesserano, siccome noi abbiamo un regolamento, uno statuto molto rigido, che chi va nelle liste deve essere tesserato, cioè da noi non esiste nella lista Lega il non tesserato, tanto che nelle ultime amministrative furono tesserate due persone negli ultimi 5 minuti, ecco. Ma noi queste cose non le facciamo, cioè nelle liste andranno persone che sono già tesserate nella lista Lega. Nella lista invece civica ci sono persone che la pensano come noi, quindi che firmano, condividono il programma, che però ovviamente non saranno dei nostri militanti o sostenitori, almeno per ora, magari dopo o esperienze politiche diverse, perché abbiamo persone del mondo delle associazioni, magari, ecco, dopo i nomi fra qualche settimana li faremo, perché sono molte persone che sono avvicinate e parteciperanno con noi, perché questa comunque è una sede aperta, questa è anche la sede elettorale. Ma intanto il candidato della lista Lega sarà Massimo Bitonci? Questo lo deciderà la sezione in maniera del tutto democratica. Ma verosimilmente, insomma, è una possibilità concreta. Ma io sono segretario, dopo decideranno i nostri 60 militanti, del tutto... Noi abbiamo tantissimi giovani anche, vi dico, perché... ci sono persone giovani, vediamo, insomma, dipende cosa decideranno tutto il gruppo dirigente o no assieme. A lei piacerebbe? No, io già in passato, io sono una persona che ha una certa esperienza di amministrazione, per quello, insomma, le idee le abbiamo chiare tutti. Io ho sentito quando abbiamo fatto anche le nostre riunioni interne di sezione, molta voglia da parte di tutti i militanti di cambiare le sorti di questa città, quindi molto dipende da questo, insomma. Cioè, molte persone si mettono anche in gioco perché ne hanno le scatole piene. Io gli imprenditori daranno fuori dei nomi abbastanza eclatanti anche, che appoggeranno le nostre liste, ce ne sono tanti che non credono più a chi magari in tutti questi anni è stato o di qua o di là, però i risultati la Padova li vedete, perché non sono io che faccio le classifiche del Sole 24 Ore, cioè questa è una cosa ormai nota. Grazie.